Ciao a tutti gli appassionati di corse e benvenuti su Top Sport News. Oggi vi porteremo nell'adrenalina del GP di Austria di MotoGP, dove l'emozione è stata la protagonista indiscussa. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdere neanche un dettaglio delle ultime novità dal mondo dello sport. È stata una giornata di fuoco a Spielberg, con Pecco Bagnaia che ha dominato la gara sprint in modo straordinario. Il campione del mondo ha mostrato tutto il suo talento e la sua forma spettacolare, prendendo la testa sin dall'inizio e mantenendo il controllo della pista. Dietro di lui, la KTM di Binder e la Pramac di Martin si sono piazzate rispettivamente al secondo e al terzo posto, regalandoci una top 3 avvincente. La gara non è stata priva di colpi di scena, con una partenza accidentata che ha coinvolto piloti come Oliveira, Bezzecchi, Zarco e Quartararo. Fortunatamente, i piloti sono usciti illesi, ma il pilota Muni e il portoghese sono stati costretti al ritiro. Anche Marini è finito nella ghiaia, dimostrando quanto sia imprevedibile il mondo delle corse. La competizione è stata intensa e alcune scelte strategiche si sono dimostrate decisive. Martin ha dimostrato coraggio e determinazione, ottenendo un meritato terzo posto nonostante alcune entrate al limite. Franco Morbidelli e Marc Marquez hanno tenuto alta la bandiera delle Aprilia, confermando il loro talento. Con questa vittoria, Bagnaia ha consolidato il suo dominio in classifica, salendo a più 46 su Martin. Le dichiarazioni del campione Ducati sono state illuminanti, mostrando quanto impegno sia stato dedicato alla preparazione per questa gara. Con il Gran Premio in arrivo, la strategia potrebbe subire cambiamenti, ma una cosa è certa: l'adrenalina e l'emozione non mancheranno. Non perdete tempo, lasciate un mi piace e attivate le notifiche per restare aggiornati su tutte le prossime sfide mozzafiato. Grazie per aver scelto Top Sport News. Ci vediamo nel prossimo video con altre emozionanti notizie dal mondo dello sport.